essere inaugurato ad Arezzo il nuovo centro educativo per bambini e adolescenti realizzato dal Comune di Arezzo, si tratta di un progetto di promozione e formazione di servizi sui temi della famiglia, della scuola, dell'ambiente e dell'alimentazione. Opererà in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio nei vari ambiti sociali, educativo e ambientale. Qui sono stati riuniti uffici e servizi che svolgono attività affini e che quindi condividono esperienze e percorsi come il laboratorio di documentazione e formazione per l'infanzia allo Scrigno, lo spazio famiglia, il laboratorio di educazione ambientale e alimentare e il laboratorio La Città dei Bambini. A portare i saluti il sindaco Giuseppe Fanfani, il vicepresidente della regione toscana Stella Bargetti e della garante dell'infanzia e dell'adolescenza Grazia Sestini. La mattinata si è aperta con una riflessione sui diritti dei bambini, i bisogni delle famiglie, un luogo di incontro per una conciliazione possibile con spunti curati dal Consiglio dei Bambini e moderati dal direttore di Toscana Oggi Andrea Fagioli, al quale hanno partecipato i presidenti dell'Unice, Francesco Borderini, la garante di Sestini, gli assessori comunali Marcello Caremani, Barbara Bennati, all'ambiente Paolo Cattini, al decoro urbano Franco Trigoli, la dirigente comunale Mara Peppino, Marco Mariani e il giurista